buonasera a tutti, un applauso forte, lo devo ascoltare anche a Roma, Roma dove nasce il concorso Fuori Classe. Allora, questa è la tappa di un concorso nazionale Fuori Classe organizzato da Diamond Production, a cui farei un applauso, di Ivano Trau e Catiuscia Sitti. Ricordiamo che il referente per Campagna Molise è Pasquale Ricciardi, la segretaria è Laura Simeone. Un applauso, perché sono persone che si impegnano tantissimo per promuovere i giovani talenti. Importante ringraziare il sindaco di Puglianello Tonino Bartone e tutta l'amministrazione comunale per la gentile concessione di questa splendida villa Marchitto, bellissima, guardate, fiabesca questa villa, veramente particolare. Un applauso anche all'ostofonico, il nostro Ivan Massaro, grazie Ivan. Allora, incominciamo con la giuria che ha un ruolo molto importante questa sera, la giuria formata da Ivano Trau, un applauso Ivano Trau, che è il patron del concorso nazionale Fuori Classe Talent, Talent Scout e Oscar europeo per il miglior rumorista. Magari poi ci fa ascoltare qualche cosa il nostro Ivano Trau. Sempre in giuria, Catiuscia Sitti, anche lei parte del concorso nazionale Fuori Classe Talent e Talent Scout a sua volta. Poi abbiamo Laura Teofani, che è una soprano vocal coach di canto moderno, vincitrice di una tappa della corrida delle elezioni di quest'anno. E poi infine abbiamo Raulo Morandi, un applauso anche lui, critico musicale, insegnante di danza, agente della regione Lazio per il concorso nazionale Il più bello d'Italia. Quindi ne avrà visto di tutti i colori. Benissimo, adesso è il momento di vedere all'opera questi ragazzi, vedete, sono bravissimi, abbiamo ballerini, cantanti, musicisti. Cominciamo con un tastierista, lo vedo lì che è pronto qui a salire il palcoscenico, emozionato, vediamo un po', Pasquale Argenziano. Pasquale Argenziano è un teenager, categoria teenager, ed è stato finalista, ed è finalista nazionale. Allora, parlami un po' di te, Pasquale. Quanti anni hai? Mi chiamo Pasquale Argenziano, ho 17 anni e vengo da Caserta. Primo concorso che fai? Sì. Prima esperienza, sei emozionato? Abbastanza. Benissimo, allora cosa ci proponi questa sera? Perfect di Ed Sheeran. Benissimo, Pasquale Argenziano. Thank you.
Massimo Pasquale Argenziano, complimenti e ci vediamo più tardi, grazie. Allora, secondo concorrente in gara, Vincenzo Cavaliere, un applauso, forza! Gli applausi non devono mai mancare per i nostri ragazzi, sono veramente molto molto bravi. Vincenzo Cavaliere, categoria junior, tu canti finalista nazionale, di dove sei, quanti anni hai? Sono di Amorosi e ho 18 anni. Anche perché hai la prima esperienza? Sì. Che stasera cosa ci proponi? Ci vorrebbe il mare di Marco Masini. Vincenzo Cavaliere. Grazie. Sai piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi, ci vorrebbe il mare su questo cemento, ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento, e per questo amore figlio di ragazzi, veramente bravi. Ed ora passiamo al terzo concorrente, è una concorrente, Silvia Cecere. Quanti anni hai? Dove sei? Tu sei categoria senior e canti finalista nazionale. Buonasera, sono Silvia Cecere, ho 18 anni e abito a Caserta.
E anche per te è il debutto nell'ambito dei concorsi. Cosa ci proponi questa sera? Un mashup. Sono diverse canzoni su un'unica base musicale. Allora, per voi Silvia Cecere. Vita, vivi per me e dimmi che cosa senti. Se scopri di avere paura, approccio i consigli, alzo il volume, l'ansia nasconde i sorrisi che ho. E dimmi che cosa vedi quando ripensi a domani, quali domande, quante risposte. Forse domani, ripeti forse, e vivo quei sogni appesi. Vivo quei sogni appesi, girano le pareti, io vivo quei sogni. Friends, or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Brava! Complimenti a Silvia Cecere. Grazie. Dal canto passiamo al ballo, alla danza, e abbiamo con noi Clarissa Tarallo. Un applauso forte, questa giovanissima artista. Vieni qua Clarissa. Allora, Clarissa Tarallo, categoria junior, lei balla, finalista nazionale. Quanti anni hai, dove sei? Vengo da Caserta, ho 14 anni. Stasera ballerai qualche pezzo in particolare? Moderno. Danza moderna. Signori, per voi Clarissa Tarallo. Thank you.
Bravissima! Clarissa Tarallo, questa performance davvero emozionante. Brava per il pubblico, ancora! Fatti ammirare Clarissa Tarallo! Jessica, quanti anni hai? Dove sei? Ho 21 anni e vengo da Santa Rita di Goti. Santa Rita di Goti, prima esperienza in un concorso nazionale? No, non è la prima, ma è la prima che mi sta facendo vivere appieno il mio sogno. Ah, benissimo, un applauso, un applauso! Jessica sta sognando e voi la farete sognare ancora di più. Cosa ci proponi questa sera? Misery Business. Jessica Cice. Here goes, let's dance. She got a body clock. No meaning in my mind. She funny, setting free. I told him I can't lie. It was the only one for me. To it, to it, gonna buy us. Get off of me. Complimenti Jessica Cice, ricordiamo che Jessica, vieni qua Jessica, non andare via, è reduce della finale nazionale del 22 aprile a Roma. Voglio un applauso ulteriore per la nostra Jessica in nome di queste due fanciulle. Vieni qua ragazzi, non siate timide. Salerno, Gianna. Gianna? Gianna Salerno, no? Tu? Antonella Cetti. Due brani per te questa sera, cominciamo con un brano bellissimo, figlio della tradizione partenopea, O Sole Mio, Laura Teofano. Oh,
Laura, complimenti, sei bravissima. Nessun dorma, Laura Teofani. Complimenti per voi, Laura Teofani, complimenti, bravissima. La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente trattieni. Abbiamo già un vissuto che a dire il vero somiglia più ad un conflitto. Il cuore spesso offeso da un dito che tu mi hai puntato al petto. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all'evidenza non ci credi. La guerra, perché l'amore non mi ha mai dato tregua, ma se ti avrò di fronte anche un'altra volta, nel dubbio farò la cosa più giusta. Se gli occhi non riescono a
raccontarti i miei pensieri, proverò a descriverli un po' tutti, anche quelli più veri. È troppo tempo che mi parli pieno, sono troppi anni che ci conosciamo, avremmo messo su un palazzo intero, invece ci dividi un muro. È troppo tempo che mi parli piano, ossia un ricordo lontano, e amore solo un'ossessione, e un vento caldo, troppo caldo che si muore. Siamo qui, tra un passo incerto, l'utopia di un equilibrio ritrovato noi. Siamo qui, in un percorso parallelo, ci tocchiamo senza mai incontrarci. Se gli occhi non riescono a raccontarti ciò che vedi, proverò io a dirtelo, perché all'evidenza tu non credi. Grazie a tutti. Manica Arciero, complimenti Manica, complimenti, molto brava. Ed ora abbiamo Antonio Anania. Antonio Anania, cosa ci proponi questa sera? È un brano di un chitarrista norvegese, si chiama Kay la canzone, è strumentale, riassume un po' quello che è il concetto di chitarra moderna, lo stile moderno. Tu particolare, tu anni, dove sei? 24 anni e sono di vengo da Santa Agata dei Goti, provincia di Benevento. Quindi da queste parti, diciamo. Per voi Antonio Anania. Thank you.
con la sua chitarra elettrica Antonio Anania. Lui vede un approccio innovativo alla chitarra elettrica. Complimenti ancora Antonio. Antonio, complimenti. Antonio Di Gennaro, mi sa che è qualcosa di latinoamericano, dice Antonio Di Gennaro. Antonio Di Gennaro, categoria senior, lui è finalista nazionale. Anni, dove sei? Sono di Santa Maria Capua Vetere e ho 19 anni. Stasera ci proponi? Un ballo latinoamericano, cha 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 e samba. Antonio Di Gennaro. Complimenti al nostro Antonio Di Gennaro, bravissimo! E dopo la danza passiamo alla recitazione con la nostra Ilenia D'Alessandro. Quanti anni hai? Dove sei? Ho 18 anni, vengo da Castelvolturno in provincia di Caserta. E questa sera ci proponi cosa? Vi propongo un monologo tratto da un film, L'amore non va in vacanza. Ilenia D'Alessandro. Ho scoperto che quasi tutto ciò che è stato detto sull'amore è vero. Shakespeare ha detto: il viaggio termina quando gli innamorati si incontrano. Ah, che pensiero stupendo. A me non è mai capitato nulla di neanche lontanamente simile a questo. Ma sono più che disposta a credere che a Shakespeare sia accaduto. È stato sempre Shakespeare a scrivere l'amore è cieco. Ecco, questo so che è vero. Credo di pensare all'amore più di quanto in realtà si dovrebbe e resto sempre sbalordita dal potere che ha di alterare e definire la nostra vita. Esistono tanti tipi d'amore. L'amore per un giorno, l'amore per sempre, l'amore perduto. O ancora, un amore solo per una notte. E poi, esiste un altro tipo d'amore. Un amore più crudele. Ferisce le sue vittime. Un amore crudele. Ebbene, parliamo dell'amore non corrisposto. L'amore è formato da due persone che si innamorano l'una dell'altra e il resto di noi
sono? Qual è il nostro destino? Ebbene, noi siamo gli handicappati senza il parcheggio riservato. Noi siamo quelli traditi dall'innamoramento. Ho passato 3 anni dietro un uomo che non mi ha mai amato. 3 anni peggiori della mia vita. 3 anni passati tra lacrime e Valium. I peggiori Natali, i peggiori Capodanni. Ebbene, ho passato 3 anni verso un uomo che non mi ha mai amata e mai mi amerà. Complimenti, complimenti alla nostra Ilenia. Ora ci prepariamo per un'altra performance dei nostri artisti, per la gioia del pubblico. Rivedremo in scena tutti gli artisti con un secondo brano. Intanto prepariamo la tastiera per il nostro Pasquale. Presentiamo solo il secondo brano che lui ci presenta. È un mio brano, in realtà non ho ancora dato un nome. Un inedito, Pasquale Agenziano. Agenziano, vieni a farti applaudire, Pasquale, al centro del palcoscenico, il tuo pubblico, ancora Pasquale Agenziano, complimenti. Vincenzo Cavaliere, eccolo Vincenzo Cavaliere, poi mi ha rivelato un segreto Vincenzo, che è molto attinente al suo cognome, che tu hai anche a cavallo, sei un trottatore, quindi sei un cavaliere proprio di nome e di fatto. Cosa ci proponi questa sera, Vincenzo? Guerriero di Marco Mengoni. Vincenzo Cavaliere, guerriero. Grazie.
questa spada alta verso il cielo. Giuro sono roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni. Arriveranno i monti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia. O forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso. Lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti parerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle altrui. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Mio grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo pieni, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo pieni, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle altrui. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo pieni, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo pieni, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Daranno luci accese di speranza e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, meglio su di te, io sono il tuo guerriero. Grazie. Bravissimo Vincenzo Cavaliere, che mi ha promesso la prossima volta verrà proprio sul col cavallo, poi cioè cavalcando, sali sul palcoscenico, canti, scendi, poi non so che fa. Benissimo, grazie Vincenzo Cavaliere, un applauso. Ed ora, sempre nel canto, ritroviamo Silvia Cecere. Silvia, un applauso Silvia Cecere. Vorrei ricordare il mix precedente, erano ben 9 brani mixati con una stessa base, quindi un lavoro molto complesso che lei ha realizzato nell'esibizione precedente. Adesso invece cosa ci proponi? Il ballo delle incertezze di Ultimo. Silvia Cecere. Qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è senza tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore fra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è senza tutto questo. E senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati. Ma ci sarà il ballo delle certezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te.
peso, camminate in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime. La coscienza non si spegne di me, se ci senti tutto questo qui. Ho respirato sui tuoi battiti lenti e adesso vivi, sì, ma dentro l'immagine. Ricordo c'era il vento e di me. Il silenzio adesso sa parlare. Bravissima Silvia Cecere, che bel concorso fuori classe talent. Ed ora proseguiamo con la danza, abbiamo in palcoscenico Clarissa Tarallo, eccola qua, un applauso per la nostra Clarissa. Clarissa, sei pronta? Anche base audio è pronta, un pezzo hip hop, Clarissa Tarallo. Moving so phenomenally, come on like the way we rock it, so don't stop.
Bravissimo, guardate che finale veramente bello da parte della nostra Clarissa Tanad, un applauso! Ed ora ritorniamo al canto con Jessica Cice. Secondo brano, Nobody's Wife, nessuna moglie. Mamma mia, che titolo inquietante. Jessica Cice. Grazie. I'm sorry for the times I need to scream, for the times I need your dreams, for the times I need all your mind, for the times I need to cry, for the times I don't you lie, for the times I want to let you summer. It's too bad, but that's me. What comes around, comes around, and you see that I can carry a burden of plans to lead the first time. Did I make what you say when it's been my wind? Till I'm breathing for lies, I can hardly say, oh, I'll never be nobody's wife. Yeah. So man in a bed alone, fly high in the sky with my shoulder, like I saw you on my neck, say, and I still wanna press my back, say, I gotta say I wanna feel for it. Sentiamo Jessica Cice con le sue due ballerine che sono Gianna Antonella. Complimenti. Sempre una fanciulla qui in palcoscenico, la ritroviamo Marica Arciero. Vieni Marica, dove sta la X? Marica qua. Sorridente, bellissima la nostra Marica Arciero. Secondo brano, cosa ci presenti?
Abbracciami di Andrea Sannino. Bellissima, abbracciami! Marika Arciero. Per loro. Finalmente stasera sto canzima a te e nessuno può sentire. Sono poco scornuse sti cose tu sai, so buona le fa. Che non tengo coraggio in da vita non suona o posso lo perdere. E perciò se stai calli capire che sono visi tu. Ma son che innamorate te, so pazze te, so pazze te. Stai rarenne e tu fai più vicina, mu va prima tu. E allora se tutto tempo che è passato è tempo perso, o se rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglia riguardare. E tutte le volte che da giornate che mi scettava ma non stava qua. Cosa si pensano a volte prima pure di te voglio bene. Ci fa quasi paura a pensare che te vuoi innamorare a così rinda un attimo. Come bella cantare una canzone per te mentre in mano si cercano. E si sbaglia parole non succede niente, tu guarda e torna a mandare. Ma sono innamorata di so pazze di so pazze di stare renne tu fai più vicina, mu va prima tu. E allora sì, abbraccio un po' più forte perché pochi se ne volta. Se tutto tempo che è passato è tempo perso, o se rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglia riguardare. E tutte le volte che da giornate che mi scettava ma non stava qua. Grazie a tutti, grazie. Complimenti Marika con questa splendida canzone, Abbracciami. Ti rivedremo presto in palcoscenico, grazie Marika. Abbiamo la esibizione di Antonio Anania. Cosa ci presenti Antonio? Suo aggeggio elettronico, su un altro brano contemporaneo di un chitarrista che si chiama Vini, il nome del titolo della canzone Atlas. Atlas, Antonio Anania. Thank you.
genio Anania. Ecco, un altro applauso sempre favoloso per il nostro Antonio, che si presenta qui e ci fa un pezzo hip hop, mi dicevi? Antonio Di Gennaro. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right. Drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. I'm the guest, there's no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Now, some say I'm boss, you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Jack like a casino, I'm money machino. If you're the opinion, I'm dying a boss. She a one, my girl, make your come so. Bong so, make it bong so, make it bong so. Bong so, make it bong so, make it bong so. Bong so, make it bong so, make it bong so. Slow wine, then she gone down, panic come so. Bubble she a bubble, bubble she a tick tock. Bubble she a bubble, bubble she a tick tock. Bubble she a bubble, bubble she a tick tock. Bubble she a bubble, she a tick tock. Watch she make me twerk it, watch she make me bounce. She lick a jerk to the bone, dem a dunce. And dem a bum in my dis a bounce, a fi mounce. Bravo, che finale il nostro Antonio Di Gennaro. Di Gennaro, rimane un altro po', c'è un altro applauso, vero? C'è un altro applauso. Grazie Antonio, alla prossima, ci vediamo per la premiazione, puoi ritornare in pubblico. La nostra Ilenia D'Alessandro che ci propone cosa? È una lettera che racconta una storia vera e racconta proprio una storia di una ragazza mentre sta per morire e questo incidente è successo realmente e mentre appunto questa ragazza moriva sull'incidente si è trovata una giornalista che ha raccontato, diciamo, trascriveva la storia che raccontava la ragazza. E mi fate dei già i brividi. Ilenia D'Alessandro. Cara mamma, sono uscita con amici. Siamo andati ad una festa. Ed io mi sono ricordata quello che dolcemente mi avevi chiesto. Di non bere alcolici. Mi sono sentita orgogliosa di me stessa per
per aver ascoltato il modo in cui dolcemente mi hai chiesto di non bere. Quando la festa è finita, la gente ha cominciato a mettersi alla guida della propria auto, senza essere in grado di farlo. Io mi sono diretta verso la mia auto, con la consapevolezza di essere sobria. Mamma, non potevo nemmeno immaginare cosa stava per accadere. Qualcosa di inaspettato. Ora sono qui, sdraiata sull'asfalto. Posso sentire un medico che dice: la ragazza non ce la farà. Mamma, sto cercando con tutte le mie forze di non piangere, ma il dolore si fa sempre più forte, come se un centinaio di coltelli pugnalassero contemporaneamente. Mamma, riesco a sentire un poliziotto che dice: il ragazzo che era alla guida dell'altra auto era ubriaco. Mamma, perché le persone fanno tutto questo? Io sono convinta che se qualcuno avesse detto a quel ragazzo che o si beve o si guida, io ora sarei viva. Mamma, sono qui, sdraiata sull'asfalto. Il mio sangue è sparso dappertutto. Vorrei averti qui per poterti abbracciare un'ultima volta, per poterti dire ti voglio bene. Mamma, di a papà di essere forte e di a mia sorella di non preoccuparsi. Qualcuno doveva dire a quel ragazzo che o si beve o si guida, perché se qualcuno gliel'avesse detto, io ora sarei viva. Mamma, ti vorrei avere qui con me per poterti dire ti voglio bene, per poterti abbracciare. Per questo, mamma, ti voglio bene e addio. Ci ha fatto i brividi con questa performance, complimenti davvero. Ilenia D'Alessandro, molto bravo. Dove hai visto tutti i nostri concorrenti, un ospite speciale, Pier Gentini Ricciardi, un applauso. Più forte un applauso, più forte. Il primo brano è un inedito, si chiama Tu sei speciale, Pier Gentini Ricciardi. Penso di non essere stato esemplare, ma sono tuo padre, per te resto tale. Tu che sei stata il mio testo migliore, tu che hai portato la luce dopo il temporale. Yeah.
lasciare, segui i miei passi. Bravissimo, vieni qua Piercentini, un altro applauso forte! Questo ragazzo farà molta strada, molto, complimenti. Ora inviterei tutti i concorrenti in palcoscenico, tutti qua per il gran finale di questa serata. Facciamo un applauso a questi ragazzi, Guardate che non è semplice stare su un palcoscenico ed esibirsi, loro ci hanno messa davvero tutto, i signori della giuria qui per il verdetto conclusivo di questa serata. Scopriremo chi sarà il fuoriclasse di questa tappa qui a Villa Marchitto di Puglianello. Voglio fare un applauso a Pino, il nostro presentatore, veramente complimenti, bravo, simpatico al punto giusto, mai fuori le righe, mi sei piaciuto moltissimo. Un applauso particolare a questi ragazzi meravigliosi. È giusto dare dei premi a chi è vera, a chi poi veramente si sul palco ha dato quel qualcosina in più. E stasera la persona che ha dato quel qualcosina in più e andrà a Tortoreto gratuitamente, gli auguro tanta fortuna in quell'occasione. Gli auguro di andare avanti fino alla fine, è Antonio Anania. Bravo! Bravo! Alla faccia di Raul. Ringrazio davvero tutti di cuore, ho passato veramente una bella serata. Per ultimo, ma non ultimo, ringraziamento va a due amici, i fautori. Coloro che hanno detto voi dovete venire a Puglianello, a Villa Marchitto. Sto parlando della famiglia Cavaliere, che grazie a loro che noi questa sera siamo riusciti a fare questa bella, gradevole serata. Se balli, se canti, ci proverai. Se tenti e ridenti, dal palcoscenico di Fuori Classe Talent, buonanotte a tutti! Se lo...